Marci, collegato con noi da Milano, Pierfrancesco Maiorino, esponente del PD. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ben trovato. Come sta vivendo queste due giornate molto complicate di ieri e di oggi dopo il voto umbro? Beh, non è che sono proprio le più belle della nostra vita, diciamoci la verità. Quindi, ovviamente, con attenzione, apprensione, io sono convinto del fatto che ci si debba dare un po' una mossa a Roma. Ma staccate voi la spina se le cose non funzionano? Ma io credo, voglio vederla da un altro punto di vista, voglio che le cose funzionino e quindi che si mettano lì in campo subito i provvedimenti a livello governativo che sono stati annunciati come inizio, non per concludere. E suggerirei a quelli che governano a Roma di smetterla di dire che ci facciamo schifo reciprocamente, perché non è un grande modo per governare un paese. Però le posso dire una cosa, Marino, le do la sensazione di una persona che tutti i giorni, come sì, dire, guarda e studia la politica. È una sensazione così profonda, quella proprio del fatto che non vi piacete, no? Io ho seguito Narni quella mattina, era tutto così posticcio, sinceramente, quella foto era così, erano tutti imbarazzati, nessuno voleva toccare l'altro, che poi alla fine questa roba qui l'elettorato la sente, cioè se non siete convinti voi non potreste mai convincere gli altri, cioè, glielo dico proprio con sincerità. Ma questo credo che proprio sia il problema, visto che anche Zingaretti ha detto delle cose simili in maniera diciamo più educata rispetto a come le posso dire io, però in queste ore, cioè, il tema è questo, facciamo il governo, ci crediamo, andiamo avanti e ci proviamo. Non lo facciamo, elezioni, punto. Rimanere al governo senza incassare provvedimenti, senza metterli in campo, senza essere efficaci ad esempio nell'azione che si può fare per detassare il lavoro e mettere a disposizione di tanti lavoratori italiani un po' di centinaia di euro in più, faccio questo come altri esempi, e senza fare tutto ciò è un suicidio. Mi pare che le basi ci sono, però ci dobbiamo credere.